Per amore, solo per amore, ne mi geste nelle mie parole, se ne andiamo in Serie A, ne mi geste nelle mie parole, siamo andati in Serie A, picchiati buonanculo tutti quanti, ce ne andiamo in Serie A, per amore, solo per amore, andiamo solo in Serie A, per amore, solo per amore, vaffanculo a tutti quanti quelli che ci vogliono male, per amore, solo per amore, ce ne andiamo in Serie A, godo! Godo, cazzo! Ma ci ripreso, ma sto scasciato! Sto scherzando, non mi sono ripreso, ma vaffanculo! Godo! Lecce Ale, Lecce Ale, pari merda, pari merda! Lecce Ale, Lecce Ale, pari merda, pari merda! Lecce Ale, Lecce Ale, godo! Sì, sì! È lunedì, è festa grossa, culisci il culo con la sciarpa bianco-rossa e lo facciamo quattro volte al mese e vaffanculo a Bari Matarese e Bari merda, Bari su Casere B e noi ce ne andiamo in Serie A e va a picchiare il bulo in culo. Sì, ragazzi, sì, sto ancora godendo. Guarda, ma mi esplodono pure le vene. Sì, sì, godo, 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 godo come un riccio, godo come un riccio che va in Serie A. Godo. Godo, godo come un riccio, godo come un riccio, la Serie A è nostra, sì, cazzo, godo, porco Giuda, non ci sto credendo, Serie A, porco Giuda, ieri sera ragazzi andate a guardare i video perché io sono spaccato proprio, non ci ho capito nulla, tutta la notte a godere come un cazzo di porco maiale, sì, sì, perché noi siamo dei porci e dobbiamo andare in Serie A dove ci meritiamo tutti quanti. Ah, mamma mia, comunque ragazzi complimenti a tutti quanti, a tutta la squadra, a tutti i tifosi, a tutta la società, a tutti quelli che ci vogliono bene, a tutti quelli che ci vogliono male. Ma vaffanculo, picchia di buon culo, suca. Comunque vorrei fare un complimento alla Cremonese che è andata in Serie A con noi. Ho detto che comunque ha fatto un grandissimo campionato da sorpresa, come due anni fa l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto la Cremonese. Mi dispiace per il Monza, ma non so, ma non ci interessa, mi dispiace se andate attraverso i playoff, non lo so, anche comunque c'era il Pisa, un sacco di squadre. Io ho perso quasi la voce, però mi ha fatto un cazzo perché è importante che siamo in Serie A. Grazie ieri veramente a tutti quelli in live, che eravamo facendo un casino, Magnuni. Ieri quasi 500 persone, Magnuni, sono molto contento. Grazie a Luchi e a Diego e a Matteo che mi hanno fatto le donazioni, a tutti i nuovi iscritti, grazie a tutto il Salento, ma non solo tutto il Salento, grazie a tutti i salentini che stanno sparsi per il mondo, perché c'è gente che mi ha contattato da Washington, dalla Germania, dalla Francia, da do cazzo, stabilite niti. Sono molto contento, Magnuni. Sì, oggi a parlare di pagelle, anche devo parlare di pagelle a fare, ragazzi, tutti 10, tutti 10, 10 in pagella, Gabriel 10, Calabresi 10, Tuia 10, Gendre 10, Gallo 10, Lucioni 10, Dermacu 10, Listoschi 10. Che cazzo c'è? Poi, conti tutti li devo dire, tutti, tutti. Poi, Gargiulo 10, poi vabbè perché sto ancora incoglionito. Julmand 10, Maier 10, Coda 10, Ragusa 10. 10, Ragusa 10. Coda 10, Strefezza 10, Di Mariano 10. Rodriguez 10 e quelli che non mi sto ricordando perché sto ancora con fuori, Baroni 10, Corvino 10, Trinchiera 10, ma Trinchiera, ma io mi farei, devo fare un punto perché mi viene da ridere, allora, perché io me lo dovevo dire, ma mi sono ricordato, ragazzi, quando vi guardate le conferenze stampe di Corvino, c'è Trinchiera che non dice una parola, ma che cazzo viene a fare? Vabbè, questo era giusto un appunto che mi è venuto. Solo Corvino parla. Trinchiera non cappalli duri, Trinchiera 10. Tutti quanti, De Picciotto 10. Vai, anche tu, vai tutti. Garofalo 10. Adamo 10. E tutti quanti, cazzo, c'è Mercadante 10. Tutti, i miei messaggiatori 10. Ludottore 10. I tifosi 500 miliardi. Tutti quanti 10, Magnoni, tutti, anche quelli che non mi ricordo, che non ho citato, ma perché stavo così euforico. Tutti 10, quindi pagelle, tutti 10 e lode, con la lode pure. È inutile parlare. Campionato e Lecce, voto 10. Veramente, ma ragazzi, ma voi vi rendete conto che il campionato che abbiamo vinto è stato uno dei più difficili della storia della Serie B, ma non perché l'abbiamo vinto noi, ma perché è così.
veramente è stato un campionato durissimo fino all'ultima giornata. Complimenti anche al Pordenone che ha onorato il campionato, è stato giusto così, hanno rotti i cuglioni ieri. Ieri si vedeva veramente il Pordenone ha giocato bene, ragazzi. Sono, guarda, veramente abbiamo vinto perché abbiamo meritato, ma non perché ieri c'era una partita facile. È vero che abbiamo avuto un sacco di occasioni che la potevamo segnare, però il Pordenone ci ha messo fino al primo tempo, ha avuto anche l'occasione per fare il gol, che è stato bravo Gabriel, che ha fatto un miracolo. Quindi Vagnoni, è stato meglio così. Comunque, verdetto del campionato, magari farò un video a parte, probabilmente domani, per parlare un po' della Serie B e del coso. Quindi vorrei fare un complimento. No, Vicenza no, Vicenza va a fanculo. Suca, anche se di Intu, va a fanculo. Vaffanculo, mi dispiace per Alessandria. Perché quello merda ne continua. Cosa pensa a te? Ma non me ne fottono cazzo. Continui, Suca. La sceneggiata tua sa che è servita a sto cazzo. Non è servita a niente. Pugliune, Suca, noi ce ne stiamo in Serie A. Sì, cazzo, godo, mamma mia. Ragazzi, ieri sera veramente è stata una botta proprio. Non so quanto cazzo ho bevuto, come mi sono spaccato. Comunque mo sto a posto, dai ragazzi, voglio, ho dormito, quindi veramente sono molto molto contento. Ci godiamo questo. Allora, Sticchi Damiani ha detto 3 promozioni ha fatto in 5 anni e mo ha fatto la salvezza, però ha detto 3 promozioni, però quest'anno mo l'anno prossimo na salvare, ci devi salvare, per forza. Comunque, secondo me, voi volete sapere chi è stato l'artefice di questa promozione, ve lo dico. Vabbè, sicuramente al minuto 6.37, 6.40 non starete più guardando il video, perché lo so, vi guardate i primi minuti, ma guardate i buoni tutti i video, tanto buscoriati comunque, perché io alla fine a volte dico le cose migliori. Voglio vedere chi mi risponderà, chi sta guardando il video fino ad ora mi risponderà, e voglio che sotto in descrizione al video mi dite il secondo voi chi è stato l'artefice. Sono stati tutti, però è stato chi è stato proprio il primo, proprio che ha fatto questo chapeau, questo capolavoro. Secondo me, indovinate, Corvino. Lui, Corvino, ragazzi, che ha messo la squadra. Ha messo Ducazzi, lo batto e Yulman. Ma Ducazzi l'ha scippescato. Ducazzi l'ha pescato. Ecco che è stato. Strepezza 600.000 euro. Di Mariano gratis. C'è, poi c'è Elgason, c'è un sacco di giocatori. Poi Lucione e compagnia bella, tutti trattenuti. Calabresi l'ha pigliato gratis, grandissimo giocatore. Tuia, forte proprio, ragazzi, ce ne sono tanti, ragazzi, Bjork, codice fiscale, tutti, quindi il Corvino è stato l'artefice di questo qui. Complimenti anche a Baroni, l'ho sempre criticato, però comunque hai vinto il campionato, quindi grande Baroni, grande, veramente. È stata anche la difesa quest'anno, come è stata anche 2 anni fa, no, 2 anni fa pure abbiamo preso molti gol, però mi ricordo che avevo anche la difesa che è andata bene, però quest'anno quello che ci ha caratterizzato di più è stata la difesa, perché abbiamo subito pochi gol. I campionati sia in Serie A, Serie B, Serie C si vincono con le difese, e quindi noi abbiamo vinto il campionato con la miglior difesa del campionato, e anche ovviamente l'attacco, tutti i centrocampisti, difensori, tutti ognuno scazzicca la fre da Serie A, la fre, godo ognuno, forza Lecce. I prossimi giorni farò altri video, non lo so, combinerò un casino, non lo so. Comunque ragazzi, veramente che botta, sono contento, ci sto ancora credendo. Ciao a tutti ragazzi, vi voglio bene a tutti. Un saluto dal Glacis Rosso. Ciao a tutti, veramente. Ciao, forza Lecce!